Apple sta lavorando alla versione di iOS 16.4 che è attualmente in beta testing. Tra le altre cose che troveremo in questa nuova versione del sistema operativo per iPhone e iPad saranno anche 31 nuove emoji. E infatti la notizia di oggi si sofferma appunto su questo. Lo Unicode Consortium ha approvato in via definitiva lo scorso settembre l'aggiunta alla loro codifica Unicode appunto di qualcosa come 4489 caratteri, tra cui abbiamo appunto 31 nuove emoji. Sul legame che c'è tra lo standard Unicode e le emoji, magari ne parlerò in un video dedicato, ma adesso andiamo a vedere quali sono queste nuove 31 emoji che troveremo non solo nei dispositivi Apple, con infatti l'avvento della nuova versione del sistema operativo iOS, ma anche in altri dispositivi. E quindi, quali sono questi nuovi emoji? Lo vediamo dopo la sigla. You can They did that. Free software. Benvenuti e ben ritrovati pinguini in questo nuovo video di FK Breaking News. Io come al solito sono Valerio e oggi vi parlo della notizia di queste nuove 31 emoji. Ma come al solito, prima di cominciare, vi voglio ricordare come al solito di iscrivervi al canale e di cliccare la campanellina se volete supportare il mio canale, che tra l'altro ho da poco superato un nuovo traguardo. Ovviamente io metto dei traguardi strani, non quelli standard, ovvero 1024 iscritti. E infatti lo speciale è in lavorazione. E quindi, non perdiamoci in chiacchiere e proseguiamo con la notizia di oggi. Adesso andiamo a vedere quali sono effettivamente queste nuove 31 emoji. Ovviamente il design è temporaneo e il design che vi farò vedere è stato preso da Emojipedia, che si ispira appunto allo stile di emoji che farebbe Apple, ma ripeto, sono temporanee. E non vi farò vedere ognuna delle icone perché alcune sono variazioni di altre. Come voi sapete sicuramente meglio di me, alcune emoji, tipo che ne so, il pollice in su, ha diverse variazioni in base al colore della pelle. E quindi, detto ciò, andiamo a vedere quali sono queste nuove emoji. E quindi abbiamo la shaking face, ovvero la faccia agitata, che credo che sia quella che fa Lucilla quando io le parlo di informatica. Se tu ti ricordi quando hai programmato in Python, no, tipo 3.5. Sì, ok. Sì, ok. Abbiamo il cuore rosa, il cuore azzurro, il cuore grigio, poi ci abbiamo un asino, un alce, un'oca, una medusa, delle ali, un giacinto, non sapevo che il giacinto fosse un fiore, l'ho scoperto adesso. Un baccello di piselli, tu, non pensar male. Poi ci abbiamo lo zenzero, il ventaglio, il pettine, il flauto, le maracas, il simbolo kanda, che rappresenta la religione dei Sikh. I Sikh sono un gruppo religioso che originano, se non ricordo male, nel nord dell'India, nella zona del Punjab. Poi abbiamo il simbolo del wireless, una mano che spinge verso destra e una mano che spinge verso sinistra, e queste due ovviamente hanno tutte le variazioni di colori come le altre che rappresentano delle parti del corpo umano. E infine abbiamo un uccello nero. È un animale, non pensar male. La cosa che mi stupisce di queste notizie è che, seppur questo standard è stato ratificato lo scorso settembre, se ne parla solamente adesso perché Apple lo sta implementando. Io ho scritto il testo di questo video su Linux e già c'erano. Però Linux non fa mai notizie. E infatti, mentre sto leggendo il testo in questo momento, che sono sul mio Mac, ed effettivamente non compaiono le emoji perché devono ancora essere implementate. Vabbè, vediamolo così. Credo che questo genere di notizie faccia parte del modo con cui Apple fa marketing. Vabbè, però io su Linux, Ubuntu, c'erano. Prima di concludere con queste notizie, vi volevo dire che è già in pianificazione lo standard Unicode 16.0, che sarà introdotto a partire da settembre 2024. Però, se voi volete che una nuova emoji venga aggiunta, vi lascerò in descrizione un link in cui vi dice qual è la procedura per richiedere una nuova emoji. Ovviamente non deve essere una sciocchezza, deve essere una cosa ben pensata, perché bisogna fare una vera e propria proposta. E infatti queste 31 che sono state introdotte vengono da un processo di approvazione, cioè non è che uno si sveglia, boom, e espongono nuove icone. E tra l'altro il messaggio che voglio che questo video veicola non è che Apple si sveglia e fa nuove 31 emoji, perché il taglio delle notizie che ho letto è proprio questo. No, c'è lo Unicode Consortium
che quando ratifica nuovi caratteri, perché vi ripeto, non sono solo queste 31 emoji, ma ci sono più di 4.400 caratteri che hanno a che fare con tutti gli alfabeti che esistono al mondo. Quindi il fatto è che questa cosa faccia notizia adesso è perché Apple si svegliata finalmente e le sta implementando nei suoi dispositivi. Ma ripeto, che io già su Linux ce li ho, e infatti qua, ripeto, non le vedo. Benissimo pinguini, io vi ringrazio come al solito per avermi ascoltato fino a questo punto e fatemi sapere nei commenti se voi riuscite a vedere le faccine che vi sto lasciando. Sarà il primo commento su questo video e saranno tutte queste nuove emoji di cui vi ho parlato. Se riuscite a vederlo, lasciate un like. Se non riuscite a vederlo, lasciatemi un commento. O viceversa, fate come vi pare, cioè commentate. E parlando di commenti, per mercoledì io e Lucilla abbiamo fatto un video in cui rispondiamo ai vostri commenti. E quindi, grazie ancora per l'attenzione e ci vediamo alla prossima. Ciao Kilo!